Buongiorno e ben ritrovati al nostro appuntamento con il notiziario di Canale 81. Andiamo a vedere le notizie del giorno. Oltre 1.000 agenti in strada per garantire l'ordine pubblico, controlli già dalla sera precedente per bonificare le aree a rischio. Questo è il piano sicurezza per il derby Lazio-Roma che si giocherà nella capitale. E monitoraggio da remoto attraverso le videocamere di sorveglianza. Verranno utilizzati tutti i sistemi per garantire la sicurezza pubblica. Sono queste alcune delle misure che saranno decise oggi in prefettura dal questore per garantire lo svolgimento del derby in sicurezza. L'appuntamento è allo Stadio Olimpico alle 18. Andiamo avanti, strana morte quella di una 46enne brasiliana, Angelica Soares de Souza, avvenuta ieri notte a Ostia, in via Marino Fasano, in pieno territorio del clan Spada. A un centinaio di metri dalla loro roccaforte, Piazza Gasparri. O meglio, ci sono dei sospetti. Si è buttata dalla finestra o l'hanno spinta di peso? Su questa domanda dovranno fare chiarezza gli agenti di polizia. Il compagno, un romeno di 41 anni, è in stato di fermo. L'ipotesi è che l'abbia gettata lui dalla finestra. E vediamo ancora violenza sulle donne. Papà orco insegue e aggredisce l'ex fidanzata incinta in mezzo alla strada. Calci e pugni sulla pancia della donna che hanno provocato un aborto alla 23enne. La scena raccapricciante a Ostia sul lungomare Paolo Toscanelli non è passata inosservata e sono stati gli spettatori increduli a chiamare il 112. Il 29enne, a seguito delle indagini, è stato arrestato dagli agenti del 10° distretto Lido di Roma e indagato per maltrattamenti aggravati ed interruzione di gravidanza non consensuale. Vediamo invece la sanità pubblica, via libera dalla Regione Lazio all'acquisto di altri posti letto dei privati della sanità, investendo quasi 8 milioni di euro. La giunta presieduta dal meloniano Francesco Rocca ha deciso al fine di decongestionare il pronto soccorso dell'ospedale Goretti di Latina e di fare ricorso per tutto il 2024 a 5 strutture pontine private. Andiamo avanti, l'acqua è tornata a zampillare alle terme di Caracalla, l'acqua che non scorreva da ormai 1500 anni, nella grande piscina scoperta, né sotto forma di vapore né sotto forma di acqua liquida, negli ambienti surriscaldati della Laconia. Si tratta di una rievocazione contemporanea in forma di vasca di tutto l'impianto termale, inevitabilmente immersiva, mossa da giochi d'acqua e vaporizzazioni, uno spettacolo per i tanti turisti che arriveranno. E poi, con questa notizia noi andiamo a concludere il nostro notiziario. Come sempre, grazie per essere stati con noi e vi rimando ai prossimi appuntamenti.